Ciao ragazzi, bentornati su House Crusaders, io sono Francesco e quest'oggi un video particolare. Se seguite il canale da un pochino avrete visto forse che 2 anni fa abbiamo fatto un video di recap sulla stagione competitiva della Lega Chaos dell'annata all'epoca 2019-2020, mi sembra che fosse. Fondamentalmente a cosa ci serve fare video di questo tipo qua? Innanzitutto per dare a chi si affaccia adesso alla scena della competitiva un quadro particolare interessante di che tipo di numeri facciamo in Lega, che tipo di affluenza abbiamo ai tornei, quante persone partecipano, dove si svolgono i tornei, che tipo di eserciti vengono utilizzati. E fondamentalmente è il quadro di quello che è la nostra scena competitiva qui in Italia, perché essenzialmente il competitivo di House è la Lega House, ovviamente, ragazzi, cioè non c'è davvero altro modo per metterla, fondamentalmente, no? Quindi per voi che magari avete partecipato, che voi che ci giungete a partecipare, chi inizia a giocare, chi gioca da tanti anni, potrete farvi un'idea di quella che è stata questa stagione e riflettere insieme a me su un po' di cifre, statistiche e cose di questo tipo qua che ho messo insieme nel corso del tempo. Iniziando, vorrei dare un'occhiata a qualche numero interessante. Allora, nel corso di questa stagione ci sono stati davvero innumerevoli tornei da un giorno. Ho provato a contarli, ragazzi, ma erano davvero tantissimi. Cosa intende per tornei da un giorno? Si intende tornei svolti nell'arco di 3 partite, durante solitamente una domenica, presso negozi, centri ludici, associazioni, quello che è. Questi tornei hanno avuto un'affluenza davvero altissima quest'anno, devo essere sincero e sono molto contento di questo, anche perché dopo la pandemia ci siamo davvero ripresi alla grande e siamo partiti davvero con numeri altissimi. E la media di questi tornei, la media di affluenza per questi tornei è stata di 25,68 giocatori a torneo. Ci sono stati picchi altissimi come alcuni tornei singoli a Crescentino, a Milano, la Ludic, cose di questo tipo qua, con roba tipo una quarantina di giocatori. Anche qui a Roma abbiamo fatto uno da circa a meno 30 giocatori, se non sbaglio. Altri più piccoli, però, ragazzi, questo vuol dire che in media un torneo da un giorno ha una cosa del tipo 25 giocatori, che è davvero qualcosa di altissimo e impensabile rispetto a un po' di anni fa. Ci sono stati ben 4 tornei da 2 giorni nel corso dell'anno, per una media, in questo caso, di 53,5 giocatori. I tornei sono stati a Roma, il Weekend Warlords, organizzato anche da me, il Gods of War a Pescara, il Weekend Warlord versione milanese, e anche il TRS, il torneo Roggio Sabaudo a Crescentino. Quindi anche qua vuol dire tornei che si svolgono nell'arco di 3 partite, durante, di 5 partite nel corso di un weekend. Anche qui una media di 53,5 giocatori che davvero fa. Cioè, non ha nulla da invidiare a qualsiasi altro paese europeo, ragazzi. Davvero stiamo facendo dei numeri fantastici, secondo me. E insomma, il pool di giocatori sta davvero continuando ad aumentare, vedo in questi anni. Quindi un numero estremamente consistente. Ci sono stati tornei in almeno 12 città, se ho contato in maniera corretta, se non di più, in 7 diverse regioni d'Italia. Realisticamente bisogna fare anche la riflessione, considerando che purtroppo, diciamo, al di sotto del Lazio, qualcosa in Campania, ma il sud Italia purtroppo rimane un po' un fantasma all'interno di questo grado, davvero purtroppo. Abbiamo incluso adesso recentemente dei ragazzi di Napoli, per nostra grande gioia, quindi c'è vita anche in Campania, grazie a Dio. Ho avuto la piacere di incontrare qualche ragazzo del Molise nel corso degli anni. Però non so, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia anche, devo dire che per me sono un po' un'incognita. Quindi, ragazzi, se siete di là, fatevi sentire, parliamo, vi aiuto io a costruire una comunità, insomma, parliamo anche con la Lega, insomma, diamoci da fare per spingere forte su questa realtà, insomma. Anche un altro numero interessante per concludere è che fondamentalmente nel corso di questi tornei ogni singolo esercito presente nel gioco bilanciato, è stato utilizzato. E ci sono stati più di 300 giocatori partecipanti all'interno di questa lega, fondamentalmente. Passiamo alla distribuzione del meta. Spesso avete sentito forse nominare questo acronimo, in realtà in inglese. Cosa significa? Significa fondamentalmente le tattiche più efficaci disponibili all'interno del gioco. Spesso viene anche utilizzato per definire il tipo di eserciti che vengono giocati all'interno di una località geografica, fisica fondamentalmente, no? Quindi quali sono gli eserciti più giocati, quali sono gli eserciti meno giocati, che tipo di build si costruisce di solito, che tipo di
unità vengono giocate, si gioca più aggressivo, si gioca più contro, roba del genere. Quindi il meta della stagione 2021-2022 lo potete vedere in questo grafico qua. Il meta della Lega Chaos 21-22 è estremamente vario, come potete vedere. Ogni singolo esercito è rappresentato. Andiamo a eserciti che hanno poco più dello 0,5% di rappresentazione, a picchi come gli Sorcas dell'11%, quasi 12% addirittura. Quindi comunque sia, ci sono eserciti che su un torneo con 50 persone possono arrivare a essere rappresentati un sacco di volte in realtà, e altri che magari sono estremamente rari fondamentalmente. I numeri che io sottolineerei specificamente sono gli Snorkas rappresentati rappresentanti l'11%, più dell'11% del nostro meta, che significa che un torneo da 100 persone ci saranno fino a 10 eserciti Snorkas, no? Quindi una cosa estremamente rilevante, così come un esercito, scusatemi, un torneo da 50 persone, come è leggermente sotto la media di quelli che abbiamo visto per i nostri tornei dei 2 giorni. Ci saranno fino a 5 eserciti Storkas. Comunque, ci sono stati fino a 5 giocatori Storkas. Inutile dire che, surprise, surprise, molto è dovuto alla presenza dei draghi, così come delle Longstreak. Non ho fatto statistiche anche perché è impossibile di questo tipo, ma sono piuttosto certo che l'unità più utilizzata sono le Stormbreak Guard. Altre fette della nostra torta molto interessanti da sottolineare sono sicuramente gli Iron Jaws, rappresentati per il 9,8, quindi quasi il 10% anche loro. Esercito estremamente giocato, davvero è uscito molto, molto, molto fuori. Già con il libro, anche per il fatto che il libro è uscito comunque sia all'inizio della terza edizione, quindi è stato uno dei eserciti più aggiornati, uno dei eserciti più ammodernati, tra virgolette, che ha meccaniche di gioco secondo me piuttosto semplici a livello basilare, a livello più profondo sicuramente complesse. Comunque sia, permette anche di essere giocato con il prendo davanti e timino il più possibile, quindi anche un esercito abbastanza accessibile, anche accessibile a livello di prezzo, perché non è un esercito estremamente costoso, con non troppi modelli, quindi è anche un esercito accessibile da questo punto di vista qua, che secondo me spiega anche il perché è molto giocato. Subito dopo, al terzo gradino del podio, abbiamo le DOC con il 7,8%, quindi così ha un buon 3% di differenza, un buon 2%, scusami, di differenza, quasi 3 in realtà, se pensiamo al 10. È un esercito molto giocato, anche qua c'è la lista, come si dice in inglese, cookie cutter, no? Quindi fatta con lo stampino, Morati, la Medusa, Morati grande, Morati piccola, 15 Meduse da tiro, 10 o da tiro o da mischia, altre 5, oppure 10 streghe, la vibra, chi non mette la vibra, chi mette la vibra, gli Shadow Stalker, quindi in Calibron ovviamente, come è sempre stato finora, o per lo più. Quindi anche qua un esercito, devo essere sincero, copiato e incollato un po' ovunque, comunque sia. Quindi questa è una scelta secondo me dovuta anche alla rappresentatività nel meta anche internazionale, devo dire la verità. A seguire abbiamo una serie di eserciti piuttosto rappresentativi, che sono per esempio Soul Blight al 6,3%, Sons of Behemoth al 5,5%, Luminet al 6,1%, Seraphon al 6,1%, Ogor al 6,1 e così come anche Nargol al 5,5. Sono tutti eserciti che bene o male abbiamo visto un po' in varie salse, no? Soul Blight ha tante variabili potenzialmente. I giganti hanno una serie di variabili limitate, come ben sappiamo. Luminet ha due build, come ormai sappiamo, quindi Teglis o le Volpi fondamentalmente. Trent'Arcieri sempre. E Seraphon prevalente, estremamente prevalente adesso con la conformazione Thunder Lizard, anzi quasi direi quasi unicamente presente in quel modo là. E Ogre abbiamo visto tanto giocato con tanti mostri, soprattutto dopo l'aggiornamento a Kragnos per esempio. Nargol molto presente adesso nella sua versione monomosche, ma evidentemente è un esercito comunque molto popolare. In ogni caso anche qua è un esercito che è stato aggiornato, come è il terzo esercito che è stato aggiornato per la terza edizione, no? Quindi un libro che ha avuto modo di essere utilizzato parecchio nel corso della stagione. C'è una bella fetta anche di Belagor, di Legion of the Earth Prince, devo dire la verità, che poi andremo ad analizzare in modo più specifico. Tutto il resto è abbastanza poco rappresentato, ma poi vedremo un grafico in maniera più approfondita, comunque sia. Cosa esce fuori? La cosa interessante è un punto, come abbiamo detto, le armate più utilizzate sono Sorcas all'11,6%, Iron Jaws al 9,8% e Dodder Soul Cane al 7,8%.
La top 3 delle armate meno giocate, cioè meno presente, sono Von Splitter allo 0,5%, Slaanesh, che se pensate alla seconda edizione in cui era un esercito piuttosto top, arriva addirittura allo 0,7%, e eserciti come Corrion e Taunt e Skaven, che rappresentano appena l'1% del meta, che sia per libri vecchi come Corrion e Taunt, ma anche Skaven, che sia per meccaniche datate, che sia per il fatto che non si adattano troppo bene al meta attuale, sono eserciti che tendono un po' a scomparire, sono tesi, hanno teso un po' allo scomparire. Con questo grafico qua, invece, possiamo andare a analizzare il numero di podi. Cosa intendo un numero di podi? Vedete tre tipi di statistiche, quindi il numero di eserciti che hanno fatto, cioè il numero di primi posti che hanno fatto alcuni eserciti, il numero di secondi posti che hanno fatto altri eserciti, e il numero di terzi posti che hanno fatto questi eserciti. Dove vedete lo zero, chiaramente sono eserciti che non vengono rappresentati, ma magari hanno fatto solo secondi o terzi posti, chiaramente. Però cosa ci salta immediatamente all'occhio? Il capo dei capi all'interno dei primi posti è indubbiamente Belagor, che dobbiamo ovviamente in parte anche al nostro carissimo capitano Andrea Epis, che l'ha usato e abusato più di una volta, o anche il nostro caro Min Venaraso, e è un esercito che come vedete vince tanto, davvero tanto. Un esercito che è anche comunque sia stato abbastanza rappresentato all'interno del podio è sicuramente Nargol, che ha fatto tre primi posti, ha fatto due secondi posti e ha fatto un terzo posto, quindi tendenzialmente molto presente. Mentre Belagor tende a vincere o a non essere presente sul podio, Nargol si piazza bene abbastanza spesso comunque sia. Così come vediamo anche abbastanza ben piazzato anche cose come per esempio i Cruel Boys, che hanno fatto due primi posti, ad esempio, no? Il resto è tutto più o meno ben distribuito. C'è una discreta presenza di giganti, in realtà, che hanno fatto comunque sia una buona stagione, no? Se vediamo soprattutto per quanto riguarda magari i terzi posti, hanno fatto 5 terzi posti, hanno fatto 3 secondi posti, quindi un esercito che tende a piazzarsi piuttosto bene, no? Ma vediamo in dettaglio queste statistiche, vedendo i punti chiave più avanti. Quindi la presenza sul podio è rappresentazione nel meta. Cosa ci interessa sapere in questo caso? Questa statistica è fatta prendendo il numero di presenze sul podio, quindi i numeri di primi, secondi e terzi posti, dividendoli per la rappresentatività dell'esercito nel meta, quindi quanto questo esercito ha giocato. Cosa ci va a dire questo indice? Ci va a dire che quanto questo esercito è popolare e quanto, quando viene scelto questo esercito, arriva al podio fondamentalmente. Quindi, nelle volte che è stato preso, i Sons of Vimat hanno raggiunto la maggior parte delle volte il podio, quindi fondamentalmente al 27%. Questo significa che praticamente più di una volta su quattro i giganti arrivano a podio nel corso della stagione 2021-2022. Una buona percentuale anche per Cruel Boys e Belagor. Cruel Boys, devo dire, sottolineare il fatto che si fa riferimento fondamentalmente ai primi 3 o 4 massimo mesi di questa stagione, quindi da settembre fino a circa Natale più o meno. Belagor, come abbiamo visto, un buon 23%, quindi se Belagor viene preso c'è una possibilità anche qua quasi su 4 che faccia podio fondamentalmente. Una buona percentuale anche per di podi per Big Wug, anche loro, devo dire, soprattutto per l'inizio della stagione, e come diciamo anche Nargol. Rispetto a quanto viene giocato, cioè, riesce ad arrivare comunque piuttosto bene a podio con il 18%. Quali sono i flop invece? Luminet e Soulblight arrivano a podio nel 2% delle volte, quindi sono eserciti che vengono giocati molto, ma arrivano molto poco a podio, quindi questo probabilmente significa che sono eserciti difficili da giocare molto bene, sono eserciti che sono spesso giocati in modo medio, in modo molto medio, ma che se giocati molto bene possono anche arrivare a podio, ma è molto raro come avete visto, quindi molto raro che arrivano a podio, così come Karadron e Idoneth, che hanno solo il 6%, così come Ogre e Stormcast, che hanno solo l'8%. Quindi per esempio eserciti molto giocati, come abbiamo visto, come Ogre e Stormcast, è estremamente raro invece che arrivano a podio, cioè addirittura quasi una volta su 10, meno di una volta su 10 arrivano a podio. Quindi questo significa che pure questi sono eserciti molto giocati, ma anche giocati molto in maniera media, mediocre, viene da dire, senza offesa per nessuno, però questi sono i numeri e parlano chiaro, no? Infatti, come segnalo sotto, la menzione speciale va fatta per esempio ad Iron Jaws, che rappresenta quasi il 10% del meta, come abbiamo visto prima, e non ha fatto neanche un podio nel corso dell'anno. Poi ovviamente potrei essermi perso qualcosa, però ragazzi, per lo più nei tornei sanzionati questo è come è andato, quindi è un esercito che è molto giocato, ma
E anche per il fatto di essere molto giocato, no? Se immaginate la distribuzione gaussiana senza entrare troppo nel dettaglio, no? Ma la media delle distribuzioni nel mondo della statistica è la curva gaussiana, no? Che ha un picco al centro e va a fare una sorta di forma di montagna. Quindi più un esercito è giocato, più tende ad avvicinarsi al punto centrale, no? Quindi c'è la media delle persone che la giocano mediamente bene, mediamente male. E molto difficilmente si arriverà ai podi, no? Così come molto difficilmente si arriverà a giocare molto male. Però interessante proprio perché è un esercito che è stato molto giocato, ma ben giocato molto raramente, comunque sia. Per concludere questo video, ho fatto, come ho fatto la volta passata, una tabella di confronto con il meta internazionale. Quello che vedete sono, nella prima colonna, sono la percentuale del meta che avete visto anche nel grafico a torta che vi ho fatto vedere prima. E accanto abbiamo la percentuale di rappresentatività nel meta internazionale presa da The Honest Wargamer, dal loro sito che è costantemente aggiornato e molto efficace e molto accurato, tra l'altro. E qua possiamo vedere quali sono le differenze interessanti. Le cose che saltano molto all'occhio sono sicuramente la differenza di Doc e Iron Jaws rispetto al meta internazionale, così come Legion of the First Prince. Quindi da noi Doc, Iron Jaws e Legion vengono giocate piuttosto, diciamo sostanzialmente di più rispetto al resto del mondo. Quindi c'è un 3% per entrambi, arriviamo quasi al 4% per quanto riguarda Iron Jaws, quindi una differenza davvero abbastanza sostanziosa rispetto al meta internazionale. Le altre cose che sembrano abbastanza rilevanti, sempre in ottica positiva, che superano almeno l'1% di differenza, sono Stormcast e Ogre, quindi anche gli Ogre quasi un 2% in più di differenza in più rispetto al meta internazionale, quindi da noi si giocano più Ogre rispetto al resto del mondo. Così come Stormcast, per quanto sia giocato, c'è un 1,2 di differenza, quindi anche qua Stormcast anche ancora più leggermente giocati rispetto al resto del mondo. Per quanto riguarda la colonna nel negativo, quello che salta immediatamente all'occhio è City of Sigmar, che è un esercito che rappresenta il 2,6 del meta, quindi non molto giocato in realtà, e addirittura molto meno giocato da noi rispetto al resto del mondo, quindi c'è un 2,2% in meno rispetto al resto del mondo, dove di solito è circa il 5% del meta, mentre da noi è praticamente la metà, quindi è un esercito abbastanza trascurato qui da noi, quindi io, il caro Ambrogio Facchini e anche Mario, mi ricordo Santinelli, per nominare tre persone che giocano Cities abbastanza assiduamente, siamo un po' le pecore bianche, o no, non le pecore bianche, comunque sia, forse le pecore nere, no? Visto che è un esercito che è un po' meno giocato e poco rappresentato, comunque sia. Differenze significative anche per Idoneth e Skaven, che sono eserciti abbastanza trascurati qui da noi. Interessante anche il fatto che Seraphon è leggermente meno giocato, così come Numinette, Nighthaunt, Khorne e Idoneth, e scusate, come Spite. Quindi queste sono le differenze sostanziali, però come vedete in realtà, come è stato anche per la volta passata, le differenze non sono così grandi. Non si parla mai di differenze che superano il 3%, neanche il 4%, quindi rispetto alle statistiche passate posso dirvi che la differenza rispetto al meta internazionale si è sicuramente assottigliata, quindi tutti noi, tutti voi siete più attenti anche a quello che succede all'esterno dell'Italia, ci teniamo più al corrente di cosa succede, c'è più collegamento, no? Quindi ci stiamo più o meno sempre più avvicinando a quello che è il meta globale, però portando sempre le nostre differenze e comunque sia avendo comunque sia una nostra identità. Però allo stesso tempo penso sia un dato rilevante e interessante perché ci consente di tenerci al passo coi tempi, no, tra virgolette, di far parte di questo mondo di house allargato che insomma ci abbraccia sempre di più. Quindi, insomma, spero siano state delle statistiche che vi sono sembrate interessanti, ragazzi. Ci ho fatto un piccolo lavoro sotto, quindi fatemi sapere se c'è qualcosa che avreste voluto vedere che non ho fatto, o qualcosa che ho visto che vi sembra un po' strano. Comunque sia, qualsiasi domanda avete, sono contento di rispondervi nel limite delle mie capacità statistiche e matematiche che ho vagamente studiato nel corso della mia carriera universitaria, ma sono indubbiamente insufficienti. E nulla, insomma, concludiamo questa stagione con la finale che ormai è in arrivo, dietro l'angolo, e la concludiamo davvero alla grande. È stata una stagione fantastica, probabilmente la migliore da quando gioco ad House, che sono ormai quasi 6 anni. E insomma, ecco, una grande gioia vedere sempre tante persone, la partecipazione alla Lega, che ragazzi dobbiamo davvero tenerci cara e far crescere sempre il più possibile per continuare a giocare il gioco che ci piace, portare più persone, ampliare la comunità e farci guadagnare anche maggior respiro in ambito internazionale, comunque sia. Quindi,
Davvero un grazie di cuore da parte mia, fatemi sapere cosa ne pensate di questi piccoli numeri che vi ho proposto e un grande saluto. Alla prossima, ciao ciao!